è stata inaugurata al Polo Tecnologico di Quarrata la mostra antologica di Marcello Scuffi, voluta dall'amministrazione comunale ad un anno dalla scomparsa dell'artista quarratino. Questa mostra è stata fatta in onore di Marcello, a un anno dalla scomparsa, perché mi sembrava giusto rendere omaggio a questo grande artista e grande persona. La mostra racconta il percorso di Scuffi, dagli esordi negli anni 70 fino alla sua scomparsa. Scuffi era un uomo umile, generoso, mai egocentrico, però prima di aprirsi, come tutte le persone riservate, ci voleva un po'. Sono stato l'ultimo con il quale Marcello ha parlato di pittura, perché la mia ultima intervista è fatta la settimana precedente, purtroppo, la sua scomparsa, dove lui, oltre a narrarmi nelle precedenti visite la sua vita, proprio nell'ultima intervista che ho fatto con lui, ha parlato della sua pittura, della sua ammirazione per la pittura rinascimentale medievale toscana, ma anche per i pittori del Novecento. Lui non si definiva un pittore metafisico, come molti critici lo hanno appellato. Dice: io invece dipingo le cose come le vedo, ma soprattutto mi ha detto una cosa molto bella, soprattutto io dipingo le cose come me le ricordo e soprattutto come mi venivano dal cuore. Scuffi ha esposto in Italia e all'estero con più di 30 mostre personali, ma è sempre rimasto legato alla sua Quarrata, per la quale nel 2019 ha dipinto il bozzetto della bandiera cittadina. È un anno dalla morte del nostro caro Marcello. Qui veramente ci siamo trovati di fronte a un grande artista, ma anche e soprattutto a un uomo di grande spessore umanitario. Sono contento stasera di vedere tutti questi cittadini che si sono ricordati di essere presenti in questa bella occasione.